Raimi! Oh! E chiamo sul palco Redrum! Tanto, però come uomo, soltanto a guardarti ti dico che vali poco. Tu non sei il mio promesso sposo, ma il mio cazzo nel tuo culo è Raimi sul lago di Como. Oh, sono affranto, 3 minuti che in culo, non sono mai durato così tanto. Guarda mamma, sto facendo contro l'elfo Dumnus delle cronache di Narnia. Cronache di Narnia, ma ti smerdo, apri l'armadio perché finisci in un altro universo. Perché questo sono anni che lo spiccio, se apri l'armadio ci trovi Enzo Miccio. Non l'ho capita per niente, vado retro. Sai che comunque tu prendi il cazzo in culo mezzo metro. Finisco in un universo parallelo, ma comunque tu ce lo prendi da dietro. Ce lo prendi da dietro, ma davvero? E se lo prendi tu, poi non ti piace nemmeno. Perché mi sembri scemo? Io qua te frati gremo. Perché il culo te lo faccio striato come Nemo. Sei un succhiacazzi ricchione. E tu non passi, coglione. So fare gli incastri, campione. Chinati davanti e fammi un rasti, trombone. Rasti, trombone. Ma questo, vedi che alla fine non è uno dei veri rapper. Non spacchi. È vero, succhio cazzi e paglie, ma con queste biglie non ci giocavo manco a 7 anni. Non fa ridere per niente, cretino. Sai che comunque repone l'universo. Questo è così egocentrico che la sua massima ambizione è battere se stesso. Questo qua già skills, parla di ambizione, ma a chi? Non può fottermi questo coglione, perché io ti conquisto tutto, ambizione del re conquistatore. Basta zitto cretino, conquisto l'impero, il mio edificio. Sono 20 anni che Bruno è tuo amico e ancora ti ha regalato un cazzo di dentifricio. Me l'ha regalato? Ma alla fine tu sei uno dei più scarsi di tutto, di sempre. Non conquistatore, conquistadores. E tu sei Maya il 21 dicembre. Il 21 dicembre, compare. Invece tu sei un maiale, un ricchione a cui piace l'anale. Il campione nazionale della verace. Della verace. Il fatto che mi turba è che questo fatto ti piace. Ma non voglio far guerra a catalano, catalano è per la pace! Bacio nelle gare, ho il vantaggio di legare. Ti presenti sul palco con lo smalto e c'hai pure il coraggio di parlare! Certo che c'ho il coraggio di parlare, perché sei tu il fesso che non è in grado di accettare qualcosa di diverso! Qualcosa di diverso, praticamente sto schifo, te stesso. Torno a casa, mi scopo la mia tipa, levo le mutande e trovo la faccia di Redrum. La faccia di Redrum, che stronzo. E infatti l'hai vista e sei venuto in un secondo. Qualcosa di schifo, te stesso. Io ti distruggo e torni a casa depresso. Torno a casa depresso, come funziona? Sei che spacco come Tori a Pamplona. Con pace, le orecchie così grosse che sembrano i megafoni dentro il Palaroma. Un po' di casino. Allora, è partito Redrum. Sì. Ok, se volete che i quarti vada Redrum, Wagliu, dovete fare bordello per lui al 3. 1, 2, 3. Evviva Redrum. Se avete preferito Raimi, invece, dovete farvi sentire al 3. 1, 2, 3. Oh! 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 Perché come dico nei pezzi, c'ho le palle, quindi vado sempre. Grande! A parte gli scherzi, sfida bellissima. Mi piace quando gli stili simili si confrontano, soprattutto in una battle dove vanno poi a collidere e a reppare simili. E lì dove ci sono un sacco di somiglianze, secondo me quelle piccole differenze fanno veramente la differenza. E secondo me
La capacità di fare show e l'attitudine di Redrum gli fa passare il turno, oltre alla capacità di risposta velocissima. Oh. Purtroppo, nonostante tu sia un giudice di merda, ti do il punto. Bravissimo Raimi, però, ragazzi. Ragazzi, scusate che intervengo, ma devo, siccome sono uno professionista, dobbiamo caricare la cassa. Català, ti do una notizia. Sapevo che la cassa si sarebbe scaricata e ne ho portate due. Date il cartello a quest'uomo! Oh, lui, ragazzi! Ragazzi, dovrebbero mettere il fonico migliore d'Italia. Perché in realtà quel cartello è per me. John Darrell ha deciso di dedicarmi un cartello. Stai riprendendo? Sì. Mo ti faccio vedere il predict più brutto della storia, più devastante. Mi porti il cartello, Shank? Guarda, guarda il predict più devastante della storia. Facciamo un po' di show. Vengo qua, scrivo questo cartello, il giudice migliore d'Italia. Vado a Dono e gli dico: Dono, hai visto il cartello? Lui mi fa: già mi ci sono fatto la foto. Guarda che c'è scritto in basso a destra. Fatevici la foto, stupidi. E questo ha cambiato il freestyle italiano. Non facciamo ridere. Non facciamo ridere. Guarda il re che gli fa da coperto. Come lo stendo. Ragazzi, questo ragazzi, è la cassa. Ragazzi, non condividiamo. Mentre c'è il comandante, non dimentichiamo questo. Vado a prendere la cassa. Dati una birra a quello. No, forse. Silenzio, voglio. Il mio voto va a Redrum perché effettivamente nello stile è molto simile a qualcosa anche nella costruzione a livello tecnico della quartina, che è superiore a Raimi, che comunque sta crescendo molto bene. Quindi comunque un applauso a Raimi, per favore. Boh! Per me basta Redrum. Bella per il problemone. Nonostante questa modalità itinerante, ho guardato tutta la battle, gli scambi che vi siete fatti, comunque una gara molto competitiva. E nonostante, secondo me, io sia d'accordo con gli altri giudici che lui è stato un pelo sopra, mi auguro di rivedere questa tua crescita in un futuro che ti porti ad una strada prosperosa del livello del freestyle. Me lo fate un applauso per Raimi.